Selvaggia Lucarelli è stata ospite da Piero Chiambretti per parlare del suo libro, Il vaso di Pandoro. La giornalista ha spiegato che le conseguenze che Chiara Ferragni sta affrontando sono dovute ai suoi comportamenti. La Lucarelli ha ammesso che quando ha visto crollare l'impero fatato dell'influencer italiana più famosa al mondo, ha pensato a come potesse stare la Ferragni nel dover gestire una crisi privata e professionale di quell'entità. Io credo che loro si siano rovinati. Io faccio il mio mestiere. Credo che Chiara Ferragni sia responsabile delle sue azioni. Infatti non le ho detto io di mescolare un'operazione commerciale con una benefica. Non le ho detto io di far finta che comprando i Pandori si contribuisse ad una donazione all'ospedale Regina Margherita. In questo senso io non posso sentirmi responsabile. Poi se tu mi chiedi, nel buio della tua cameretta, la sera quando spegni la luce. Questo volevi tu, infame che non sei altro. Vedi che vuoi giocare sui miei sensi di colpa. Beh certo, un po' sì. I primi giorni. Quando io non mi aspettavo che la travolgesse tutto questo, pensavo che ci fossero. No, dico davvero. Non pensavo che crollasse tutto sinceramente. Pensavo che per un po' di tempo avrebbe pagato caro questo errore. Quando ho capito che stava venendo giù tutto, in alcuni momenti, la sera, un pochettino pensavo e mi chiedevo, chissà cosa sta passando. Sì, questo sì. Perché umanamente parlando è chiaro che è un disastro.